Con l'accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo è entrata nella fase operativa il progetto per la realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga nel territorio regionale. L'importo totale del finanziamento è di 25 milioni. Nell'ambito del progetto saranno abilitate alla velocità di 30 mega per secondo 180.000 tra abitazioni e uffici situati in 24 comuni. Saranno poi predisposti collegamenti in fibra ottica con tutte le sedi della pubblica amministrazione presenti nei comuni interessati, le scuole e gli ospedali, che saranno abilitati fino a 100 mega per secondo. Il progetto fa parte del piano strategico banda ultralarga nazionale. Fare in modo che l'Abruzzo superi la sua condizione di lentezza e di isolamento. Dopo un insistente programma riguardante le infrastrutture materiali del ferro che stanno per andare in onda, della gomma attraverso un accordo importante con ANAS, dell'acqua con le realtà che si occupano di investimenti portuali, adesso è la volta di un importante investimento per quanto riguarda il digitale. Noi investiamo 25 milioni di euro di Regione Abruzzo per portare la banda ultralarga anche nello spazio rurale abruzzese, per fare sì che la Regione sia pronta per la sfida della competitività e della coesione. In che modo poi il tessuto produttivo regionale potrà avvalersi di questo nuovo strumento di comunicazione? Avendolo sostanzialmente gratuitamente disponibile, pronto a veicolare informazioni e idee in ogni dove si realizza la vita e l'intrapresa dell'Abruzzo. Poi siamo interessati anche a rivoluzionare anche il rapporto erogativo di servizi fondamentali tipo il servizio della salute e le informazioni riferite al servizio della salute. Su questo abbiamo un ulteriore programma in corso attraverso le nostre strutture regionali.